tutti, comincio il video con questa coroncina di fiori per essere in tema con Sanremo. Tra l'altro, se vi interessa, vi lascio qui giù dove l'ho presa. Ed è con questo accessorio che ho intenzione di cambiare la frase storica di Sanremo. Io propongo di modificare perché Sanremo è Sanremo con perché Sanremo è sessismo. Ora, tolta la coroncina, torniamo seri. Brevemente, che cosa è successo? Sanremo è iniziato da un giorno, ci sono già due polemiche di cui vi posso parlare. Come avrete letto dal titolo, la prima riguarda Greta Menchi, la seconda riguarda Diletta Leotta. Andiamo in ordine cronologico. La youtuber Greta Menchi, probabilmente molti di voi la conosceranno e molti di voi la seguiranno anche perché siete nel suo target, per qualche mese ho seguito anch'io Greta, quindi ho in mente che cosa faccia su YouTube, è stata chiamata a fare il giudice a Sanremo. Moltissime persone hanno detto: che cosa c'azzecca Greta Menchi a fare il giudice a Sanremo? E possono anche avere ragione. Se vogliamo parlare di meritocrazia, del sei lì perché c'è una ragione sensata, probabilmente è lì per altre ragioni, ad esempio perché Sanremo è considerato una roba da vecchi e se Sanremo vuole accaparrarsi un pubblico molto giovane, il fatto di dire Greta Menchi è nella giuria potrebbe far avvicinare qualcuno. Strategie, marketing, questa roba qua, ho mai sentito parlare? Ma che cosa è successo invece? È successo che siccome Greta Menchi è una ragazza giovane, carina, che tende anche a vestirsi in modo alle volte provocante, e questo la rende un facile bersaglio per tutti quei leoni da tastiera che ci sono su internet, le sono arrivati una serie di messaggi che dire che siano sessisti è fargli un complimento. Io ve ne leggo qualcuno, ma sapete già dove stiamo andando a parare. A chi l'hai data per arrivare a Sanremo? Spiegami. A chi l'hai succhiato per andare a Sanremo? C'è chi si fa il culo per sfondare nel mondo della musica e chi il culo se lo fa sfondare. Siete originalissimi, tra l'altro, incredibile. Hai pure ingoiato per essere diventata giudice a Sanremo? Vedi Greta, grazie a tutto il tuo succhiare sei diventata giudice a Sanremo, che talento. Greta Menchi è alla giuria di Sanremo, dove l'unico suono che ha sentito è del cazzo che ha preso per fare il giudice. Greta ha raccolto tutti questi commenti, ne ha fatto un post dicendo: mi aspettavo delle critiche ovviamente, ma poi come sempre si deve scadere nel vergognoso dei commenti tipici per cui se una donna arriva al successo, a chi l'hai data, a chi l'hai succhiato, chi te l'ha messo nel culo? Tre domande, non andiamo oltre, non pensiamo perché Sanremo fa una scelta del genere e perché una ragazza può dire sì o può dire no. E la scelta è condivisibile, non condivisibile, ma non stiamo parlando di questo. Nessuna scelta autorizza qualcuno a uscirsene con un commento del genere. E siamo di nuovo nel loop del: se sei un uomo e raggiungi il successo, bah, capiamo perché ti hanno chiamato. Se sei una donna e raggiungi il successo, la domanda non è perché ti hanno chiamato, la domanda è chi ti sei scopato per essere lì. E non risparmiamo nessuno, neanche una ragazzina che fa video su YouTube. Quindi a tutti quelli che hanno scritto questi commenti, complimenti vivissimi. Soprattutto, io lo so che non dovrei fare questa distinzione perché un commento sessista è un commento sessista, però mi prendo 10 secondi per complimentarmi in maniera ancora più forte con tutte le donne che hanno commentato con roba del genere a Greta Menchi. Oh, la sorellanza? Sì, sicuramente, domani, oggi no, oggi sei una troia. E questa è stata la polemica pre-Sanremo. Sanremo ancora non era cominciato e già shitstorm su Greta Menchi. Perché? Perché è una donna e quindi sì, facciamolo, è divertente. Dopodiché ieri sera a Sanremo a un certo punto è arrivata Diletta Leotta. Ieri sera, che vi ricordo, era il 7 di febbraio e quindi la prima giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Diletta Leotta va sul palco dell'Ariston per parlare di privacy, per parlare di cyberbullismo, ricordando ciò che le è successo qualche mese fa, ovvero il fatto che fossero circolate in rete senza il suo permesso alcune sue foto osè e tutti i commenti che si sono portate dietro queste fotografie. Vi ricordo anche che questa cosa era successa a pochissima distanza dal caso Tiziana Cantone, quindi quando una ragazza arriva a togliersi la vita per tutti i commenti sessisti che ha ricevuto, siamo tutti tristi. Però due giorni dopo vengono fuori delle foto nude di una giornalista a Sky e tutti a guardarle e tutti a commentare. Tiziana Cantone chi? Beh, succede che mentre stava accadendo questo, e quindi Diletta Leotta stava parlando di privacy, di cyberbullismo a Sanremo, tale Caterina Balivo, che io ho dovuto googolare per capire chi fosse, e ho scoperto che anche lei è una conduttrice di programmi Rai, se non sbaglio, se ne esce con questo tweet. Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna.
Qualcuno le risponde: scusa, ma finalmente un po' di gnocca, mi stavo addormentando. È inutile che vi dica che poi non aveva l'apostrofo. E lei risponde: giusto, però non fare pippotti vestita così. Quindi una giornalista sta parlando di privacy, di cyberbullismo, parlando di una brutta esperienza che le è successa solo pochi mesi fa, e la tua reazione è fare la cyberbulla su Twitter dicendo che non puoi parlare di argomenti seri se hai un vestito con lo spacco. Questo è veramente il commento più intelligente che ti è venuto. Cioè, tu ti sei sforzata e il massimo che hai partorito è stato questo tweet. Mi stupisce sempre la capacità di alcune persone di andare ancora un po' più giù, ancora un po' più in basso, che tu dici ha raggiunto il fondo, no? No, si può ancora scavare un pochino. Ovviamente moltissime persone le hanno detto: ma come ti viene in mente di fare questo commento? Ma di cosa stiamo parlando? Questa persona sta parlando di un'esperienza che le è accaduta, sta parlando di privacy, sta parlando di cyberbullismo, nella giornata contro il cyberbullismo, e tu fai la bulla su Twitter dicendole che con quello spacco lì non deve parlare. Che a me suona tanto di con quella minigonna se l'è cercata. Ma intanto che qualcuno le diceva cosa ti è venuto in mente, questo tweet ha avuto 417 retweet e 1504 mi piace. Perché ciclicamente deve accadere. Deve esserci qualcuno che dice una porcata, perché questa è una porcata, perché un commento del genere non è ascoltabile. Io il pensiero che questa persona vada in televisione e parli ad altra gente lo trovo aberrante. Però una persona scrive una porcata del genere e tutti gli altri a mettere like e a retweetare senza avere la responsabilità di questa cosa, perché l'ha detto lei, cioè io ho solo messo un cuore, però l'ha detto lei. Questa cosa è molto 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 più in grande, quindi non fraintendetemi, ma molto più in grande, l'ho già sentita quando le SS dicevano: ma io eseguivo solo degli ordini. Ci hanno fatto degli studi psicologici. Ash, Milgram, Zimbardo. L'influenza degli altri, l'influenza del gruppo, l'influenza del potere. Per cui una persona conosciuta dice una cosa che fa schifo e io metto like, perché tanto non sono responsabile di quel like, perché l'ha detto lui, non l'ho detto io. No, se tu metti like è un po' come se l'avessi detto tu. Quindi, ieri sera Sanremo ha aperto così. Il tweet è ancora presente, nessuno si è fatto venire in mente di fare delle scuse, ma zero proprio, in serenità la gente è andata a dormire e stamattina si sveglierà serena pensando: vediamo che cazzata posso scrivere stasera su Sanremo. Io spero di non dovervi fare la telecronaca giorno per giorno, perché comunque domani c'è un parità in pillole, venerdì deve uscire la recensione di 50 sfumature di nero, insomma nel canale ci sono già delle cose programmate. Ma soprattutto spero di non dovervi fare la telecronaca, perché questo vorrà dire che tutto questo sessismo ce lo siamo tenuto per l'inizio e poi magari nel corso delle serate cominceremo ad imparare a comportarci come delle persone. Ma questa è solo una delle tante storie che vi racconterò di parità in real life.